Ok, ragazze, nuovo tutorial. Ciao a tutte. Quest'oggi impariamo a fare questi orecchini che sono una goccia praticamente incastonata a netted. Da una parte è fatta così, sembra un ragnetto, dall'altra parte invece è fatta a stella, quindi si può usare da tutte e due le parti. La mia amica Giovanna mi ha suggerito di chiamarli Golden Spider perché appunto questa parte nel retro sembra appunto un ragnettino, quindi Golden Spider si chiameranno. E niente, cosa occorre? Andiamo subito al materiale, che sono le nostre 11.0, in questo caso oro, una goccia sfaccettata 28x18. Potete usare anche delle gocce diverse in pietra o trasparenti, Swarovski, come quelle che volete. Poi delle 15.0, io sto usando le Toho che si chiamano Aether Metallic Purple Green Iris, 15.509 il codice. E delle 80, in questo caso sto usando le mie sempre Toho Antique Bronze 08223 il codice, e dei Bicono da 4 mm colore topaz. La goccia io l'avevo così in lucite, quindi userò questa che è anche abbastanza leggera, e niente. Iniziamo subito con inserire sul lago 8 rocaille 11.0 e le chiudiamo a cerchio, così. Ok, inseriamo ora sul lago 10 rocaille 11.0. 9 e 10. Ed entriamo nella rocaille successiva, solamente in una. Le prime sono 10 e facciamo il nostro primo petalo. Poi adesso ne inseriamo 14. E 14 e andiamo nella rocaille successiva, quindi siamo usciti da qui, da questa, entriamo in quella dopo, poi ne inseriamo 20 e facciamo la stessa cosa, e poi ne inseriamo 26 e facciamo la stessa cosa, quindi sempre nella rocaille successiva. Vi aspetto qui alla fine degli altri due petali. Ok, allora abbiamo inserito 10, 14, 20, adesso inseriamo 26 di nuovo, 26 e andiamo nella rocaille successiva un'altra volta. Quindi sempre in quella dopo. Adesso mi si incassa il filo, non so perché stasera va così. Ecco. Ah, per fare la cosa più facile del mondo. Aiuto. Mannaggia. Allora, forse con le mani bagnate, forse per quello. Ecco. Sono lavata le mani. Olè. Ok. 26. Quindi 10, 14, 20, 26, adesso di nuovo 20, 14 e 10. Quindi di nuovo 20, 14 e 10. Vi aspetto alla fine. Ok,
Abbiamo finito il nostro fiorellino asimmetrico. Quindi avremo due petali da 10, 2 da 14, 2 da 20 e uno da 26 che è il più largo. Adesso cosa dobbiamo fare? Usciamo da questa rocaille. Non so se mette a fuoco per bene. Ecco. Allora, usciamo da questa rocaille, entriamo nella successiva e risaliamo per il primo petalo che abbiamo inserito all'inizio, qua, e ne contiamo 5, 5 rocaille. Quindi arriviamo sulla punta, qua, che poi non è proprio una punta perché forse dovevamo metterne 11, però ho visto che ne andava bene 10, va bene anche 10. Quindi 10, entriamo nelle prime 5 e andiamo a inserire 10 rocaille. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E andiamo, quindi abbiamo 14, quindi entriamo nella settima rocaille. Quindi andiamo a contarle bene. Attenzione che delle volte si girano, quindi girateli nel loro verso, giusto? Guardate il filo. Ok, andiamo nella settima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sempre nella punta più in alto. E ok, e abbiamo inserito le nostre 10. Ok, adesso ne inseriamo altre 10 e andiamo nella decima perlina. Quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e andiamo nella decima perché siamo nel petalo da 20. 2, 4, 6, 8 e 10 qua sopra. E stasera ce l'ho con questo filo che mi si annoda in tutte le maniere possibili, è già la seconda volta. Mi tocca di stoppare il video. Ecco. Benissimo. Allora, 10. Poi adesso abbiamo quella da 26, quello da 26. Quindi ne inseriamo 10. Sempre. E andiamo nella tredicesima. Quindi 3, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 qua. Ok. E facciamo così per tutto il giro. Quindi contiamo sempre. Quindi abbiamo 14, entriamo nella settima. Quindi abbiamo 10, entriamo nella quinta. Quindi abbiamo, scusate. Quindi abbiamo 20, entriamo nella decima. Quindi abbiamo 14, entriamo nella settima. Quindi abbiamo 10, entriamo nella quinta. E poi andiamo a congiungerci, vi aspetto alla fine. Ok, allora abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo chiuso nella perlina di inizio. Adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo 10 perline in ogni segmento, entriamo nelle prime 5, così. E andiamo a mettere 3 rocaille. Poi contiamo nell'altro pezzettino, nell'altro segmento, altre 5 ed entriamo nella quinta. Quindi 3 rocaille ogni 5. Faccio con voi per un po'. Contiamo da qui sempre, 1, 2, 3, 4, 5. Eccola qua. E ne mettiamo 3, quindi 3 ogni 5. Ok, allora abbiamo fatto tutto il nostro giro, abbiamo chiuso nella perlina da dove abbiamo iniziato. Qui. Sono anche entrata nel filo che non dovevo. Ok, perfetto così.
E quindi abbiamo messo le nostre tre perline, tre, tre, tre. Cosa facciamo? Appoggiamo sul piano di lavoro con la punta più lunga verso l'alto e andiamo a appoggiare la nostra goccia. Io qui ne ho anche un'altra che è più piccola. Ho fatto una prova e ci sta anche questa, che è un po' più larga, vedete? Però prima vi ho detto 28 per 18, quindi proviamo a fare così, la mettiamo bene dritta verso la punta. Adesso non so se riesco a farvelo vedere bene perché è anche una posizione un po' strana. E cosa faccio? Vado a tirare il mio filo. Attenzione qui perché voglio fare uscire la punta, devo far uscire la punta proprio dentro al petalo. Quindi tiro bene. E la faccio uscire dal mezzo del mio petalo più lungo. La sistemo un po' con le mani perché non mi è facile farlo così. C'è qualche cosa che non mi quadra. Tiro bene, tirando bene, vedete che infatti si era sganciato. Ok, è meglio farlo da rovescio a questo punto, la cosa principale. Ok, bene. Quindi vado qui, faccio uscire dal mio petalo la mia punta e tiro verso l'alto. Le faccio proprio uscire così. Tiriamo bene. E sempre tenendo tirato, entriamo in tutte le perline del centro, quindi nelle tre rocaille. In quella di congiunzione, nelle tre rocaille, in quella di congiunzione e tiriamo. Attenzione perché non è ancora chiusa, quindi cerchiamo di tenere con le mani il cabochon. Ok, e di sistemarcelo bene. Quindi entro di nuovo nelle tre e in quella di congiunzione e nelle tre e in quella di congiunzione. Ed esco. Ora entro di nuovo nelle tre, in quella di congiunzione, nelle tre e in quella di congiunzione. Tiro benissimo. Sistemo un po' le mie perline. Di nuovo nelle tre, in quella di congiunzione, e tiro abbastanza forte nelle tre e in quella di congiunzione. Ok, faccio un paio di giri, sistemo un po' le perline. E ci rivediamo qua. Ecco qua. Allora ho fatto diversi giri di filo attorno e è arrivato la mail e mi sono portata con l'ago qui sulla punta di questa della stella centrale. A questo punto entro nelle prime 5 rocaille che ho nel mio petalo, dove appunto ho fatto entrare la punta. Queste sono 4 e qui c'è la quinta. Ok, e cosa vado a fare? Vado a inserire 10 rocaille sul lago.
3, 6, 7, 8, 9 e 10. E vado a cercarmi la quinta perlina anche di qua. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ed entro nella quinta. E vado a fare la mia punta. Così. Cerco di tirare un po' il filo in modo che, visto che queste gocce hanno questa altezza, la faccio proprio andare sopra. Ok. Ora devo andare a fare tutto il contorno della mia goccia per poi andare ad inserire tutte le rocaille. Io non so stasera cos'ha questo filo. Avrà preso l'umidità? Non lo so. Santa pazienza, non capiterà mai. Ecco. Ok, abbiamo inserito le nostre 10. Tiriamo bene la nostra puntina. E cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire 5 rocaille sul lago. E 5. E andiamo nella perlina di congiunzione della croce che ci troviamo qua. 5 e abbiamo fatto altre 5 e andiamo nell'altra crocetta, proprio nella perlina di congiunzione sempre. Se anche spostata, dopo vedrete che si riassesterà. Comunque devo andare a chiuderla. Di nuovo altre 5. E vado questa volta nella perlina di congiunzione che è qua di dietro, però scusate, no, vado nella terza, scusate, nella terza perlina di questo anellino, perché l'altra appunto è andata dietro perché era più corta. È sempre 5. Poi qui ne inseriamo solo 4 e andiamo sempre nella terza. E poi ne inseriamo una e andiamo nella terza. E poi di nuovo 4. E andiamo qui nella terza. E è difficoltoso perché sto lavorando lontano. Filo di nuovo se... Mamma mia, oggi questo filo. Ok. Adesso di nuovo invece 5 e vado nell'incrocio5 e vado nell'incrocio di nuovo 5. E vado invece questa volta qui dove ho inserito la mia puntina per congiungermi totalmente. E abbiamo fatto, adesso qua, forse io ho tirato un po', ho tirato troppo poco, adesso mi è rimasto uno spazio, però vabbè, per non stare a diventare pazzi. Ve lo modificherò. Allora qua risaliamo nelle nostre 5, le prime 5 e andiamo a mettere una perlina.
per fare ancora di più la punta. Ed usciamo dalle prime due solamente. E qui entrano in ballo le nostre rocaille sempre 11 0 per andare a fare tutti i nostri picot. Ecco qua. Allora, siamo usciti dalla seconda e inseriamo 3 rocaille sul lago e saltiamo una perlina, entriamo in quella successiva. Quindi, seguendo la linea delle perline che abbiamo inserito nel contorno della nostra goccia, andiamo a fare questi picot, appunto inserendo 3 rocaille e saltando la perlina di mezzo. Quindi, 2, 3, salto questa perlina, vado in quell'altra vicino, che in questo caso è quella di congiunzione, però dobbiamo fare tutto il contorno in questa maniera. Quindi adesso magari non guardate, mettetele un po' a posto, ma ci andranno poi anche da sole. Vedete? Fate queste puntine una dietro l'altra. Quindi siamo uscite da qui, altre 3. Ne salto una e vado in quella successiva. Ne salto una e vado qua. Ecco quest'ora della notte sono ciecata. Ok. Altre 3. Quindi proseguo per tutto il giro, sempre entrando nelle perline di congiunzione, quelle che ho messo nell'ultimo giro. Ci rivediamo quando arriviamo qui in fondo. Ok, allora ho finito l'ultima punta e cosa vado a fare? Già che ci sono, che sono qua sopra in alto e sono proprio al punto giusto, vado nella perlina in alto, nella puntina proprio della goccia che ho fatto prima, e vado a farmi il mio cappietto di 5 perline. Ok, rientro sempre nella stessa, giro il lavoro per comodità, rientro in tutte e 5 devo tirare un po' il filo perché sennò non riesco a entrare. Ma com'è complicata, ecco, perlina complicata. Ok, torno dentro appunto nelle mie 5 e rigiro il lavoro. A questo punto cosa devo andare a fare? Devo risalire nella prima punta, quindi scendo in queste due rocaille e dentro nella prima puntina, e adesso le vado a sistemare con delle 8-0. Quindi prendo una 8-0 e prendo la seconda puntina, la terza perlina, la seconda perlina in cima alla mia punta e tiro. Quindi fra ogni picot che ho inserito vado a inserire una 8-0, quindi un'altra 8-0, entro nel picco successivo, nella perlina in alto, li tiro su con le mani perché un po' scendono. È facile anche individuarli, ma devo sempre comunque andare a vedere perché, visto che il sotto non era regolarissimo. Quindi vado a inserire una 8-0 in ogni picot. Ci rivediamo alla fine. Ok, allora io ho inserito tutte le mie rocaille 8-0 intorno e adesso sto andando col lago nella 8-0 del
primo, il primo, la prima 8-0 che ho inserito, quindi faccio tutto il giro e arrivo qui nella prima e entro nella prima. Dobbiamo abbassare un po' la luce, ecco. Entro nella prima e tra una 8-0 e l'altra, vado a inserire 5 15 0, quindi 5 15 0, entro nella 8 0 successiva, vedrete che si formerà una punta da sola, ok? Questa puntina si è formata perché appunto le 15-0 si sistemano una accanto all'altra e vanno a formarla direttamente. Quindi entro nella 8-0 successiva, altre 5, e sistemo un po' con le mani le mie puntine. Vedete? Adesso lo faccio in tutte e poi andremo a inserire il bicono. Ecco qua, allora ho fatto tutti i miei picot intorno con le 15-0. Adesso cosa faccio? Visto che di qua ci sono già passate tante tante volte, faccio, sono uscita dalla 8-0, faccio solamente un giro di filo, cioè faccio girare il filo un paio di volte intorno al filo delle mie perline. Perché? Perché ho paura che prima di tutto l'ago non entri più da quelle 11-0 che ci sono in alto e poi magari ho paura di rompere qualche perlina. Quindi faccio solamente un giro di filo, giro il lavoro per comodità, rientro di nuovo nella 8-0 e nelle prime 3 della mia punta del mio picot. Entro prima in questa perché è difficoltoso fare questo primo giro. Allora entro nelle prime 3 15-0. Una maledizione sto filo. Chi è che mi manda delle maledizioni sul filo? Ok, bene, riusciranno i nostri eroi? Sì, ecco, siamo entrati nella punta del picot, non c'è verso proprio, si incastra. Sogni? Hai visto anche stavolta? Allora, prendiamo un bicono e entriamo nella terza perlina del picot successivo. Quindi andiamo a inserire un bicono, tiriamo bene, in ogni spazio fra un picot e l'altro. Quindi entro sempre nella mia puntina, un altro ed entro nella mia punta. Attenzione perché se si girano le dobbiamo rigirare, perché ok, quindi faccio un giro completo di bicono. Io non so. Si vede bene, però penso che non sia complicato. Dico per le principianti perché questo può sembrare un arecchino un po' complicato, ma invece può essere benissimo fatto da una principiante. Quindi cosa faccio? Faccio tutto il giro completo e ci rivediamo alla fine. Ok, il nostro arecchino è finito. Ho fermato il mio filo con alcuni nodi e
Sono pronta per andare a mettere la mia monachella. Questi sono gli orecchini finiti. Direi che possono essere carini sia da una parte che dall'altra. Io preferisco da questa, c'è questo motivo a stella, però potete fare un po' come volete. Qui avevo messo due fili di perline più scure, che adesso toglierò perché effettivamente sta meglio così che si veda la goccia sotto. Quindi il primo l'avevo messo in questa, non l'ho messo perché mi sembrava proprio inopportuna la cosa. Anche perché nella prima versione che avevo fatto avevo inserito una serie di biconi. Quindi apro la mia monachella, che una ragazza mi ha detto: sì, vabbè, però non spiegate come fate ad aprire le monachelle. Io le rompo tutte. Perché la devi aprire così? Devi aprire di lato. Inserisco la mia monachella nel mio cappietto. Ok, e la torno a girare com'era. Quindi è sempre un movimento. Chiudo bene. È sempre un movimento così, capito? Mai aprirle così. Ho visto in un tutorial una ragazza che lo faceva. Si spaccano subito. Ecco qua. Questi sono i miei orecchini Golden Spider. E niente, se li fate, chiaramente fatemeli vedere. Io adesso li farò anche con queste gocce che ho blu. Ne dovrei avere anche altre più piccole. Ho queste sfaccettate, queste marroni. Vedrò cosa fare, anche perché queste sono molto più piccoline. Queste qua invece sono belle grandi, quindi viene un orecchino bello importante. Penso che per l'estate sia un orecchino bello colorato, luccicoso, per i vestiti anche un po' etnici, che appunto andranno quest'estate. E niente, sistemate un po' le perline magari qua. Direi che l'orecchino è finito. Io vi auguro buon perlinamento e ci vediamo alle prossime. Ciao!